Ciao a tutti! Oggi, come avete visto già dal titolo del video, oggi andremo a realizzare un make-up per il giorno della donna. Per questo make-up vado a utilizzare insieme a voi una bellissima palettina di Morphe che vi avevo già fatto vedere in un altro video, e la palettina che sto parlando è questa qua di Nikita, e andiamo a utilizzare anche i suoi pennellini. Io sono già qua pronta con i miei attrezzi per fare il make-up. Guardate che meraviglia questi pennellini, me li metto qua perché si vedono meglio. Guardate che bel pack che ha questa palettina di Nikita. Vi faccio vedere anche i colori. Wow, uno spettacolo, wow. Veramente spero che questa palettina ci dia molta soddisfazione. Vado a fare un make-up molto semplice, utilizzando due o tre colori al massimo. Così che anche voi, se volete realizzare un semplicissimo make-up con due o tre colori, potete realizzarlo tranquillamente con i colori che preferite voi e con la palettina che preferite voi. Mi raccomando, non è necessario avere la stessa palettina, ma potete realizzarla con qualsiasi palettina che avete a portata di mano. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ancora, supportatemi, lasciatemi i vostri like e iniziamo con il video. Io inizierei con questo primo pennellino. Rispetto a questi due, questo è più piccolino, guardate un po'. E vado a dare il mio primo colore di transizione. E come primo colore di transizione vado ad utilizzare questo fantastico verdolino Speranza, verde acqua, meraviglioso, sembrerebbe un verde fluo. Vado a utilizzare questo altro pennellino qui. Yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora mi corazón tú estás. Veramente mi dispiace un sacco che purtroppo i colori non si riescono a vedere veramente dal vivo come sono, ma ve lo posso assicurare che è uno spettacolo del verde fluo meraviglioso. Ora vado a utilizzare questo pennellino qua da sfumatura e vado a sfumare un pochino un po' più su il colore. Ora passo a utilizzare questo bellissimo colore qua, è un colore azzurro veramente stupendo e vado a metterlo qui alla fine del mio occhio, soltanto lì, ragazze. Wow, con questo colore qua che ho messo, questo azzurrino qua, ha illuminato di più il colore verde fluo che ho messo prima. Quindi questo colore qua, rispetto al verde fluo, mi piace veramente un sacco perché le ha dato più luminosità, più intensità al verdolino fluo che ho messo prima. Allora, ho fatto il mio cut crease piccolino qua nel mezzo. Ora vado a utilizzare un colore più chiaro e vado a utilizzare questo bel colore qua, un giallino molto chiaro, non è proprio forte come colore, ma è un colore più giallino, più neutro, ecco. Però è un colore shimmer, non è un colore brillantinato, non è un colore opaco, ma un colore shimmer. E lo vado a mettere proprio qui. Wow, che carino che è, molto bello anche questo colore qua, bellissimo. Quello che vado a fare, vado a dare luce qui sul mio angoletto dell'occhio per risaltare di più questo make-up. E il colore che vado a utilizzare è questo bellissimo silver qua.
ciglia vado a utilizzare questo tipo qua. Ed ecco qua con il trucco finale, guardate che meraviglia di colore che ha questa meravigliosa palettina. Come prima impressione mi è piaciuta veramente tanto, i colori fanno un leggero fallout, veramente leggerissimo, assolutamente ve lo posso assicurare, veramente il fallout che fa è minimo, è proprio minimo. E che dire, per il momento a me è piaciuta tantissima questa palettina come prima impressione, ragazze, mi raccomando, poi piano piano che la proverò vi dirò più avanti se veramente funziona oppure no, perché all'inizio tutte le palettine danno una buona impressione, ma poi con il tempo si scopre che alcuni colori sono più pigmentati, altri meno, altri no, e quindi bisogna veramente provare prima di dare una vera recensione, una vera opinione positiva su questa palettina. E la stessa cosa vi dico per i pennelli, devo riprovarli, lavarli, utilizzarli e poi vi darò una opinione anche di loro. Per il momento la palettina Nikita ci è piaciuta veramente tanto. Io vi saluto allora così con questo meraviglioso make up, sperando che anche voi possiate realizzare un make up simile a questo, e augurandovi un 8 marzo a tutte le donne del mondo. Un bacio immenso a tutti voi. Ciao!